Dirigenti Emilia-Romagna. Fino a qualche mese fa, i dirigenti a tempo determinato della regione Emilia-Romagna venivano scelti su chiamata diretta senza alcun bando pubblico. Oggi le regole cambiano. Finalmente queste 14 posizioni sono sottoposte ad una selezione pubblica. Come funziona? La regione deve effettuare una prima ricognizione interna e verificare se ci sono le professionalità all'interno della regione stessa adatte a ricoprire questo ruolo. Peccato però che nella delibera si dica già che non risulta possibile distogliere i dirigenti dal servizio nel quale sono già occupati, quindi chi può ricoprire quel ruolo internamente viene così escluso. Si passa quindi alla selezione pubblica, che prevede, per quanto riguarda i titoli, una valutazione di 30 punti, di cui 18, quindi ben più della metà, a chi ha già ricoperto la carica di dirigente. E chi è che ha ricoperto la carica di dirigente? Coloro che fino ad oggi sono stati nominati, quindi per chiamata diretta e non hanno mai partecipato ad un concorso pubblico. A noi quindi sembra un palese vantaggio rispetto agli altri. Noi ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo, ma a febbraio vedremo chi ha vinto finalmente questa selezione pubblica.